Salve gente! Chi tra voi è un autoeditore o un'autoeditrice o aspira a esserlo, si sarà prima o poi posto il problema del prezzo da dare ai propri libri in formato cartaceo, copertina morbida, copertina rigida, ebook, eccetera eccetera. La questione del prezzo non è così semplice come può sembrare e coinvolge un sacco di questioni, un sacco di fattori che riguardano il vostro libro, quindi vale la pena di parlarne. Diciamo che in generale esistono due tipi di autori, quelli che per paura, per un po' di insicurezza forse, tendono a mettere un prezzo bassissimo, se non gratis direttamente, perché ritengono che i lettori, non conoscendoli molto, non conoscendo il loro nome, perché non sono famosi, non li conosce nessuno, che i lettori li snobberanno se devono pagare o pagare molto per leggerli. E questo non è che sia proprio sbagliato, se vogliamo, adesso ne parliamo meglio, però forse viene fatto un po' in eccesso, cioè mettere un romanzo di 800 pagine che ha richiesto magari 10 anni di ricerche e migliaia di euro di editing e un grafico per la copertina e questo e quell'altro a 99 centesimi in ebook. Sì, probabilmente spingerà la gente a leggervi un po' più facilmente, ma ne vale veramente la pena? E in verità, se mi conoscete, questo non vi sorprenderà, immagino, la vera risposta è dipende. Chi se lo aspettava? Dall'altro lato c'è invece l'autore che tende a superprezzare qualsiasi cosa, per cui anche una novellina di 15 pagine in ebook viene messa a 9,99€, per cui è chiaro che nessuno la comprerà mai nella vita. Però loro dicono, ma il mio lavoro vale tanto, io ci ho investito molto e quindi il prezzo è quello, se ti piace, se no ciao. Anche questo volendo ha un po' di senso, però appunto gli eccessi sono sempre un po' problematici. Innanzitutto dobbiamo riflettere sul fatto che il prezzo di un libro, di qualsiasi bene se vogliamo, ma anche di un libro, viene determinato da una serie di fattori. Per esempio, vi siete mai chiesti come mai gli editori a volte mettono gli ebook a dei prezzi allucinanti? Cioè magari il cartaceo costa 10 euro e l'ebook ne costa 9,99, per dire, no? E tu sei lì a dire, ma io magari volevo leggere in digitale per salvare le foreste, per risparmiare, per non avere la casa invasa da libri cartacei, ma me lo compro in carta, me li compro tutti, non lo so. Siamo tutti un po' spinti a pensare che un ebook valga poco perché è solo digitale, perché non esiste nel mondo fisico materiale, e quindi che ci vuole, ne fai una copia con un click, non ti costa nulla produrlo. In realtà però l'editore si impegna nel momento in cui pubblica a dare delle percentuali a tantissima gente, cioè non solo ha investito per pagare l'editing, la grafica e tutte queste cose qui, e ciò vale pure per l'ebook, mica solo per il cartaceo, quindi deve riprendere le spese, ma deve dare anche una percentuale all'autore, e poi c'è la distribuzione che esiste comunque anche per l'ebook. Insomma, è un po' un casino come al solito, e questo è un motivo, cioè il prezzo anche di un ebook viene determinato da tutte queste cose qui, cioè da quanto l'editore, che sia auto o meno, ha investito in precedenza su quell'uscita. Per esempio, a volte ci sono anche i diritti di traduzione che costano anche in digitale, quindi si devono pagare. E appunto noi immaginiamo che essendo in digitale non costi nulla la produzione, ma in realtà la stampa di un libro è forse uno dei costi più bassi che l'editore affronta, quindi non è che sia così importante. Questo è un motivo, ripeto. L'altro motivo è che in effetti è vero che da parte di tutti gli editori italiani specialmente, ma non solo, c'è una certa tendenza a penalizzare il digitale per mille motivi, sia perché magari spesso sono gli stessi editori a possedere le aziende che fanno la distribuzione fisica e quindi non c'è nessun interesse nel farla fallire, ovviamente anche perché mangiano di quello più che altro, e sia perché l'ebook è più facilmente piratabile, quindi non si vuole spingere molto sulla lettura in digitale, sia perché essere in libreria ti permette di controllare per esempio la presenza sugli scaffali, perché si paga quella presenza, quindi se io sono un editore posso investire per essere più visibile degli altri, mentre invece con le sponsorizzazioni su Amazon, le pubblicità su Google e cose così è sempre problematico, perché sei un po' più alla pari con gli altri, con tutti gli altri che sono infiniti, sono migliaia e migliaia di libri al minuto, mentre invece in libreria è uno spazio più ristretto che puoi controllare più facilmente se sei ricco.
Quindi esistono entrambe le cose, dunque se noi siamo persone intelligenti, da un lato ci rendiamo conto del fatto che no, un ebook pubblicato da un editore, magari tradotto con una bella grafica, una bella impaginazione, non può costare 99 centesimi perché non ci si rientrerà comunque anche se in digitale. Dall'altro, in effetti, non vale la pena nemmeno di metterlo a 40 euro perché insomma è un po' eccessivo e gli editori tendono a essere eccessivi con i prezzi, senza dubbio, sul digitale quantomeno senza dubbio. Quindi, appunto, stiamo iniziando un po' a entrare nell'argomento, no? Noi, nel momento in cui siamo gli editori di noi stessi, quindi stiamo producendo un libro, che prezzo dovremmo scegliere? Su che cosa dovremmo basarci più che altro per determinare quanto è giusto mettere come prezzo? Allora, innanzitutto, se avete mai fatto esperienza della autoproduzione di libri, sapete già che esiste sempre un prezzo di base, specialmente su Amazon. Cioè, Amazon, nel momento in cui metti il libro in produzione, diciamo che sia fisico o digitale, ti dà una base da cui partire. Meno di quello il prezzo non può scendere, non può essere, perché si tratta proprio del mero costo di produzione o di mantenimento online, nel caso del digitale, di trasmissione da parte di Amazon, che certamente non può perdere dei soldi per vendere il tuo libro, quindi meno di quello non si può. Per cui no, un libro fisico non puoi metterlo a 99 centesimi perché Amazon non te lo permette. Questo prezzo di base ovviamente dipenderà dal numero di pagine, dal formato del libro, che sia a colori o no, che tipo di carta, che la carta costa uguale, però per esempio il tipo di copertina, insomma da tutte le caratteristiche di questo libro. È chiaro che un libro di 50 pagine costerà meno rispetto a un libro di 800 pagine, giusto? È ovvio. Dunque, quello che noi facciamo dopo è aggiungere il tot che guadagneremo noi. E in media sarebbe saggio guadagnare almeno 1 o 2 euro, tra 1 e 2 euro a copia, quando ci autoproduciamo, che è un po' il tot che si guadagna in editoria. Cioè, se guadagnate meno di questo per ogni copia, qualcosa non torna, state guadagnando veramente poco e allora forse non vale la pena di autoprodursi per guadagnare quanto, no? Cioè, uno dei vantaggi dell'autoproduzione editoriale è il guadagno, che è superiore a quello dell'editoria tradizionale, quindi occhio nel gestire queste cifre, a vedere quanto ci prendete voi con quel prezzo che state mettendo. Se ci guadagnate 20 centesimi a copia, state guadagnando molto molto poco. Ecco, secondo me tra 1 e 2 euro è normale, più di quello meglio così, però ripeto, c'è sempre da tenere d'occhio che il totale non salga troppo. Dunque, una prima cosa a cui prestare attenzione è proprio il formato del libro. È molto lungo, molto breve, e quindi dobbiamo anche pensare al lettore, no? Un lettore sarà disposto a pagare per un libro di 100 pagine 20 euro? È molto difficile, dovrebbe essere un libro super desiderato e super ricercato perché la gente accetti di investire così tanto per un libro molto breve, magari in copertina morbida, autopubblicato, no? Quindi dobbiamo anche immaginarci lettori, noi stessi, e dire: io quanto sarei disposto a spendere per un libro magari di un autore che non conosco bene, di cui non so se fidarmi o meno, che è all'esordio, che è autopubblicato, eccetera eccetera. È chiaro che se il libro è super grande, in copertina rigida, con le illustrazioni a colori, la carta strafiga e tutte queste cose qui, stiamo producendo un po' un oggetto di lusso che va proprio a cercare il cliente, il lettore che cerca l'oggetto di lusso, no? Quindi è un po' un altro discorso. Ecco, quindi un primo ragionamento è: il mio lettore quanto è disposto a pagare in media e quanto vale di base questo libro? Per dirvi un esempio, insomma, un prezzo medio di un libro in edizione tascabile, quindi quello in copertina morbida di Amazon, che è di lunghezza media, diciamo che non supera le 150 pagine, io lo metterei tra 8 e 10 euro il cartaceo, non di più. Già 10 euro... Però anche qui farete i vostri conti, e se proprio è un libro molto ricercato, per cui avete già un pubblico che lo attende, allora potete salire un pochettino, però ecco, rimanete più o meno lì. Se già lo mettete in vendita a 25 euro questo libro, è probabile che non lo compri nessuno, perché è un po' esagerato.
Ma ci sono una miriade di altri fattori da tenere in considerazione, per esempio il genere del vostro libro, qual è il target ideale, quali sono i vostri lettori, per esempio un lettore abituato ai romance Newton che in ebook costano cifre ridicole, pochissimo, e che quindi legge di più in ebook e tende a scegliere proprio i libri che costano il meno possibile. Beh, allora chiaramente sarà un po' scoraggiato se il vostro ebook perfetto, con la copertina curata, fatto proprio inquadrato in quel genere lì, costa però 9,99€. Cioè, è difficile che lo compri perché è proprio fuori target, no? Mentre se scrivete un saggio di filosofia che avete scritto solo voi perché siete dei professori all'università di filosofia e quindi volete condividere il vostro sapere, potreste anche metterlo un ebook a 50€ se è bello corposo, perché è frutto di ricerche lunghe ed è una cosa rara, una cosa unica, e chi va a cercarsi quel tipo di libro, di saggio proprio profondo, approfondito, eccetera, eccetera, è disposto a spendere un po' di più. Quindi un altro fattore da tenere in considerazione è il fatto di cercare all'interno proprio della vostra nicchia qual è il prezzo medio. Dunque cercate dei libri simili al vostro, che il vostro lettore ideale potrebbe comprare, e verificate quanto costano quelli lì. Su questo postilla, è chiaro che troverete più che altro, specialmente in certi generi, libri editi da editori, anche magari molto grandi, molto famosi. Ecco, in questo caso attenzione, perché voi, se siete degli autoeditori freschi, cioè che hanno iniziato da poco e ancora sono sconosciuti, dovreste, potrete anche ignorare questo consiglio, ma dovreste considerare di scendere un pochino col prezzo. Cioè, in media, quando un lettore incontra un'autoproduzione, si fida un pochino di meno, quindi sarà bene tenere questo in considerazione. Ma faccio qui subito l'avvocato del diavolo per farvi capire che non ci sono risposte oggettive a queste domande. Qualcuno potrebbe dire, beh, ma proprio perché io non accetto di essere meno degli editori tradizionali, lo metto allo stesso identico prezzo a cui lo mettono loro. Beh, va benissimo se volete fare questo. Se il vostro libro in effetti è indistinguibile in quanto a qualità grafica, a qualità del testo, a qualità della trama, eccetera, eccetera, da quello degli editori tradizionali che sta spaccando tutto in alto in classifica, allora avete tutto il diritto di metterlo allo stesso prezzo. Questo intendo. Certo, se avete una copertina che si fa riconoscere come autoproduzione molto amatoriale perché l'avete disegnata voi col gessetto, allora non andrà bene mettendolo allo stesso prezzo. Ecco, non so se mi spiego. Se siete professionali, allora sì. Dunque, non è che ci siano cifre fisse, anche perché se guarderete questo video tra 10 anni, da quando l'ho fatto, i prezzi dei libri probabilmente saranno molto diversi. Adesso da poco si dibatte molto nella comunità dei lettori del fatto che gli editori abbiano molto alzato i prezzi, siano comunque in tendenza ad aumentare, cioè tendano sempre ad aumentare questi prezzi, quindi tra qualche anno magari i numeri saranno differenti, quindi è un po' inutile dire dovete metterlo a 8€, a 10€, a 15€. Non è questo il punto. Il punto è andare a verificare sul mercato, in libreria, su Amazon, su IBS, il tipo di libro che scrivete voi, quanto costa normalmente, e da lì partire per fare delle valutazioni. Dunque, abbiamo detto innanzitutto il tipo di libro, quindi quanto vale effettivamente il libro e quanto valore gli danno i lettori. Poi il prezzo medio, quindi capire il genere e la tipologia proprio di libro, quanto vale in media lì fuori per gli editori. Il terzo punto da considerare però è anche il vostro investimento, perché del resto se avete investito voi nell'uscita di questo libro, quindi avete pagato un editor, una correzione di bozze, il grafico, magari l'impaginazione, eccetera eccetera, è chiaro che dovreste rientrare nelle spese. Questa chiaramente è una valutazione molto difficile, non sempre va bene, perché noi non possiamo di fatto sapere prima quante copie venderemo, no? Dovremmo farci un'idea. All'inizio è molto difficile, vi dico subito che il vostro primo libro autoprodotto probabilmente venderà pochino, a meno che non abbiate già un pubblico pronto. E comunque, insomma, vi confonderà un po' le idee perché sarà molto difficile prevedere come andrà.
È probabile che diventi più facile col tempo, con tanta pazienza e impegno. E quindi il secondo, il terzo e il quarto, cioè magari già vi daranno un'idea un po' più chiara di quanto potete vendere, di quanto vendete in quella nicchia che avete scelto per voi, il vostro target, quanto è disposto a spendere, eccetera, eccetera. Anche facendo confronti tra libri diversi, per esempio. Insomma, è un lavoro e si deve fare con calma. Però, in generale, quando avete investito nel vostro libro, dovreste avere un'idea di quante copie a quel prezzo che avete scelto dovrete vendere per rientrare nell'investimento e magari guadagnarci qualcosina, no? Quindi, se per i calcoli che avete fatto per rientrare nell'investimento dovreste vendere 50.000 copie, ecco, ho una brutta notizia per voi. C'è qualcosa che non torna. Magari non riuscirete in effetti a venderne abbastanza da rientrare, anche se dovreste venderne 1.000 per rientrare nell'investimento. 1.000 copie in self non sono poche da vendere, quindi col primo libro magari non ce la farete. Però saperlo vi aiuta, cioè avere un'idea effettivamente in termini proprio concreti di quante copie devo vendere per guadagnarci. Vi aiuta anche dopo a capire, cioè a gestire le spese, perché parliamoci chiaro, se per ogni libro che fate uscire spendete 10.000 euro e non guadagnate nulla, c'è qualcosa che non va. E infine un altro punto da tenere in considerazione in questo discorso è anche la vostra aspettativa, cioè quello che voi state facendo. Mi spiego meglio. Di autori ce ne sono tanti, hanno tanti scopi differenti. Qualcuno, per esempio, tende a mettere gratis il primo volume di una saga, se questa saga è abbastanza lunga, no? E fa una sorta di scaletta col prezzo. Il primo volume è gratis, pure se 800 pagine in ebook, chiaramente sto dicendo in cartaceo è impossibile darlo via gratis, però in ebook il primo è gratis, il secondo è 99 centesimi, il terzo è 1,99, il quarto è 4,99, il quinto 6,99, per dire. E più o meno sono lunghi uguali tutti quanti. Quindi potremmo chiederci: ma scusa, ma perché questa differenza di prezzo? E il motivo è proprio cercare di invogliare il lettore a rimanere attaccato a questa saga. Cioè, se io leggo l'inizio e mi innamoro tantissimo dei personaggi, dell'ambientazione, allora tenderò a comprare anche il secondo, che del resto costa solo 99 centesimi. Quindi, se mi è piaciuto tanto il primo, il secondo me lo prendo. Però a quel punto ho preso il secondo, l'ho letto, mi è piaciuto, vabbè, non lo prendo il terzo e così via. Cioè, l'idea è quella, non sempre funziona, chiaramente, però per un tot di lettori, se abbiamo fatto un bel lavoro, dovrebbe funzionare. Quindi ci sono anche le strategie, questo voglio dire. A volte mettiamo un libro gratis per un motivo promozionale, per esempio, per un tot di tempo, o perché cerchiamo di raggiungere lettori che ancora non ci conoscono. Diciamo seducendoli, cerchiamo di sedurli un pochettino, regalando il libro. A questo vi invito a fare attenzione perché se in lingua inglese queste strategie funzionano bene, in Italia diciamo che siamo un po' viziati sulla gratuità delle cose, per cui non funziona tantissimo. Cioè in Italia sul Kindle proprio si tende a scaricare qualsiasi cosa sia gratis, ma poi a non leggerla, quindi insomma, non è che vada proprio benissimo, però ripeto, è una questione di strategie, quindi se volete cercare, provare, fare degli esperimenti, è chiaro che anche questo rientra in ciò che dovrete considerare nel decidere un prezzo. E perché, tornando al discorso iniziale, sì, è vero che se siete sconosciuti sarà difficile trovare lettori che vi diano fiducia, quindi dovrete in qualche modo stimolarli a prestarvi attenzione. Ed è anche vero che una cosa, qualsiasi cosa, che costa molto è percepita più di valore rispetto a una che costa poco. Quindi se io il mio libro lo metto a 9 euro, in ebook, verrà percepito più di valore in media rispetto a quello da 99 centesimi, che verrà sempre visto come una cosina da buttare via. Quindi magari al di là delle spese, degli investimenti, del target e di tutto, potreste non volere mettere il vostro romanzo che vi è costato sudore e lacrime a 99 centesimi. Però quello che vi invito a fare, spero di aver
dato dei consigli sensati in questo video, ma ripeto, riguardatevelo, segnatevi i punti, mettetevi lì davanti con questo schemino e cominciate a rispondere a queste domande, cioè cosa mi aspetto, qual è il mio target, qual è il prezzo medio. Guardate effettivamente, non ve lo inventate, andate a guardare libri simili al vostro e cercate di decidere qual è il prezzo medio davvero. Ecco, se fate tutto questo con calma, in realtà vedrete che non è così complicato decidere il prezzo, dovete solo fare delle scelte, che è sempre un po' difficile, però tutto deve essere finalizzato al raggiungimento del vostro obiettivo personale, che può essere anche non il guadagno economico, per dire, no? Per questo, ripeto, c'è bisogno anche di personalizzare gli obiettivi, non siamo tutti uguali. Qualcuno potrebbe volersi far conoscere prima di ricercare il guadagno economico in effetti, oppure qualcun altro vuole solo il guadagno economico e non gliene frega niente di tutto il resto, insomma. Quindi, ecco, dovete capire voi cosa state cercando di fare, perché come al solito, se non lo sapete neanche voi, è molto difficile che lo raggiungiate, no? Dunque, lo so, parlare di soldi, di prezzi, di numeri è sempre antipatico, ma vi assicuro che non è così complicato come può sembrare. Potete dare un'occhiata ai miei libri, ai prezzi che ho dato a loro, per esempio. Io il mio esordio nell'autoeditoria, che è Crinamen, che è andato molto bene, ha venduto parecchio, il mio libro più venduto ancora oggi, e l'ho messo in cartaceo a 8 euro, che è un prezzo bassino per quello che è. Non è un libro lungo, non è un libro insomma, che ci vuole molto, che si fa leggere in molto tempo, insomma, no? Quindi mi sembra giusto come prezzo, ma soprattutto l'ho impostato a 8 euro perché è il primo, cioè volevo invitare chi aveva voglia di leggermi a investire qualcosa su di me senza rischiare troppo. Magari parleremo un domani del valore percepito dei soldi quando compriamo i libri, perché dobbiamo ammettere che quando vogliamo un libro spendiamo 90 euro e siamo felicissimi, poi per un esordiente 99 centesimi ci devi pensare 6 mesi se lo vuoi o no, perché sai com'è, non vorrei sprecare 99 centesimi. Però comunque è giusto, questo lo faccio anch'io in realtà, lo facciamo tutti in effetti, no? Quindi dobbiamo farci un po' psicologi dei lettori e capire i loro ragionamenti. Quindi io ho messo quel libro cartaceo a 8 euro perché immaginavo che qualcuno avrebbe pensato, vabbè, ma questa chi è? Cioè, che ne so io come scrive, non è che spendo 20 euro, vediamo, mentre invece 8 euro è una cifra piccolina che si può anche rischiare di sprecare, cioè non è una tragedia, quindi. E poi tutti sono rimasti contenti, è andato molto bene, quindi devo dire che ha funzionato quest'idea. Però l'ebook, sia di Crinamen che di Miasma, che è il romanzo successivo, che in cartaceo invece costa 10 euro, pur avendo lo stesso numero di pagine, perché ha richiesto molto più lavoro, chiusa parentesi, e gli ebook di entrambi li ho messi a 2,99, che è un prezzo abbastanza nella media per un ebook, ma che secondo me è corretto, perché è meno, è poco comunque per leggere i miei libri, voglio dire, non è una cifra proibitiva. Se puoi vedere un filmato su internet, probabilmente hai 3 euro da spendere nei miei libri, insomma. Però insomma è decente, non ti dà l'impressione che sia una cosa così da buttar via, mi sembra una cifra rispettosa del mio lavoro e nello stesso tempo accessibile. Ecco, voi cosa ne pensate? A quanto mettereste i vostri romanzi o a quanto li avete messi in vendita, se lo avete già fatto? Fatemi sapere tutte le vostre riflessioni come sempre qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per avermi guardato anche oggi e ci si vede al prossimo video. Ciao!